Gli autobus della TUA, la società unica dei trasporti regionali, non devono stare attenti solo alle buche delle strade dissestate d'Abruzzo. Si è aperta infatti una nuova voragine, questa volta contabile, di ben 11 milioni di euro, a causa dei mancati trasferimenti statali per coprire il maggiore sborso dovuto agli aumenti di salario a vantaggio di circa 2.000 dipendenti, compresi quelli delle società private della Galassia TUA, a seguito di vari rinnovi contrattuali. Soldi si può dare come molto probabile, la regione non può mettere di tasca sua e dunque le ipotesi paventate sono quelle di un aumento ulteriore dei biglietti oppure un taglio delle corse a discapito delle aree interne e montane. Della delicatissima vicenda se ne è discusso oggi in commissione vigilanza, dove è stato chiamato innanzitutto in audizione il presidente TUA, Tullio Tonelli. Per TUA questa mancata erogazione corrisponde a 10 milioni e 700 mila euro, che è una cifra enorme che non consentirebbe di chiudere in pareggio il bilancio. E quindi siamo qui alla commissione di vigilanza per chiarire un po' i vari aspetti. Cioè c'è stata questa contribuzione regolarmente effettuata fino all'anno 2015, di colpo cessa. Ecco, vogliamo vedere come poterne uscire fuori e come poter trovare le risorse per cercare di mantenere in equilibrio i bilanci. Per Sandro Chiacchieretta, presidente ANAV Confindustria, la soluzione però non può essere l'aumento dei biglietti. E se bisogna parlare di razionalizzazione della rete dei trasporti, bisognerebbe chiedere innanzitutto sacrifici non tanto alla TUA ma a Trenitalia, visto che sono suoi i treni che viaggiano vuoti in molte tratte, un servizio che però poi la regione paga profumatamente. Il sistema di Trenitalia si basa sul concetto del gross cost, praticamente è un sistema in base al quale le ferrovie fatturano alla regione un determinato costo concordato, prezzo, diciamo, prezzo costo, costo per la regione, prezzo per Trenitalia, che viene decurtato solamente del reale incasso. Invece il nostro sistema, quello del trasporto su gomma, è a net cost, cioè noi dobbiamo per forza, tra virgolette, incassare una percentuale che è del 35%, oggi siamo intorno al 20-22%, e quindi abbiamo una penalizzazione in termini di prodotti da traffico che comunque la regione ci attribuisce. I sistemi sono nettamente diversi. Quindi sostanzialmente la regione, cioè i contribuenti abruzzesi, pagano treni che vanno in giro vuoti sostanzialmente. Sono vuoti sia i treni che gli autobus, con una piccola differenza, non di poco conto, che il vuoto autobus costa 6 volte meno del vuoto treno.